Come purtroppo già sapete, ieri a Casteldaccia, che è in provincia di Palermo, si è consumata l'ennesima tragedia sul posto di lavoro. Purtroppo si ripete un'occasione drammatica come questa quasi ogni giorno, drammaticamente, in maniera, usate se volete altre parole, ma credo che converrete, in maniera inammissibile. Non è più ammissibile dover tutte le settimane, quasi tutti i giorni, dover ricordare persone che perdono la vita mentre stanno lavorando, esclusivamente perché hanno motivo di mettere al servizio il proprio corpo, se stessi, le proprie braccia, la propria testa, al servizio di un lavoro, e in cambio ne hanno la morte. 5 operai sono rimasti uccisi dalle esalazioni di idrogeno solforato e un sesto è tuttora in gravissime condizioni. Prima di questa strage, chiamiamola con la parola giusta, ci sono stati altri episodi, vi dico gli ultimi, a Suviana, a Firenze, a Brandizzo, a Gioia del Colle, e purtroppo potremmo andare avanti con una sfilza di luoghi. E mentre parliamo stiamo attenti che già non arrivi un'altra drammatica notizia. Negli ultimi anni certamente sono aumentate le norme che vorrebbero tutelare la sicurezza di chi lavora, certamente sono aumentate le verifiche degli ispettori e anche i controlli, ancora secondo me non sufficienti, ma sono aumentati i controlli in materia di sicurezza sul lavoro e continueranno ad aumentare. Tuttavia ci troviamo ancora a piangere delle vite spezzate, il che comporta la necessità di fare qualcosa tutti insieme, di fare uno sforzo straordinario perché questo tema sia una priorità per le Camere, per il Governo, per la società. Credo che ci sia bisogno, l'abbiamo detto, che non è più rinviabile, di un impegno di tutti, anche delle aziende e di coloro che sono proposte al controllo, persino degli stessi operatori, a loro mi rivolgono, perché non trascurino di esercitare essi stessi un controllo, una verifica, un'attenzione ancora maggiore. Questa ennesima tragedia sul lavoro, come ha detto il presidente Mattarella, deve riproporre con forza la necessità di una risposta comune. Mi auguro che non suoni più, ci auguriamo che le autorità preposte facciano chiarezza sulla tragedia di Casteldaccia, però lo diciamo sempre, la chiarezza però non riporta in vita chi è morto, certo, fa giustizia, quindi è auspicabile, auspicata, ma non possiamo accontentarci ogni volta di chiedere che si capiscano le ragioni, le responsabilità, le colpe di un dramma. Occorre qualcosa di più, lo ribadisco, e non è la prima volta che quest'Aula lo dice in forma unitaria e con forza. Dalle parole, mi auguro stavolta, riusciremo a passare, d'accordo con tutti i soggetti coinvolti, ai fatti. Rivolgo veramente le sentite nostre condoglianze alle famiglie delle vittime, del ferito, a tutti gli altri soggetti, alle aziende, a tutti i comuni coinvolti. Rivolgo le più sentite condoglianze e vi invito a pensare per qualche istante alla necessità di fare qualcosa. Saranno
istanti di silenzio comune. Grazie.